si parla sempre di fondi che mancano, di soldi che non ci sono, di trasferimenti che vengono ridotti. Bene, c'è questa legge di cui nessuno parla, questa norma che a Partinico sembra essere, dato che non abbiamo bilancio di previsione e si pensa che neppure lo avremo prossimamente, nessuno ne discute. In realtà questa norma prevede che il 2% dei trasferimenti regionali devono essere utilizzati per forme di democrazia partecipata, cioè i cittadini dovrebbero stabilire, decidere attraverso dei moduli da pubblicare sul sito e così via, come utilizzare questi soldi. Bene, siccome è stata introdotta anche la sanzione per quei comuni che non utilizzano questi fondi e che non fanno questo tipo di misure, cioè se tu non usi a Partinico questi 21.000 euro, l'anno prossimo il comune sarà costretto a restituirli alla regione. Quale migliore occasione, dato che c'è una struttura con dei problemi, di poter intervenire attraverso dei fondi che non sono pochi per sistemare le infiltrazioni, gli infissi, fornire nuovi arredi che mancano, sistemare le porte antipanico, cosa diciamo pericolosissima che siano in queste condizioni, e dare un minimo di decoro e vivibilità a quella che è la struttura dove i bambini e gli operatori passano gran parte della loro giornata. Ma noi abbiamo preparato un volantinaggio proprio per spartirlo tra la gente, tra i genitori e metterli al corrente appunto della possibilità che la legge regionale ci consente di avere. In particolar modo noi speriamo che la nostra richiesta venga accolta, venga condivisa dai genitori e soprattutto da tutti i cittadini, ma soprattutto dall'amministrazione. Non è possibile che nel 2015 una scuola materna possa avere siffatti problemi. Ai tempi l'assessore Pantaleo parlava di bilancio partecipato, poi però quando abbiamo occasione concreta non se ne parla più e non si mettono a conoscenza i cittadini. Per questo noi abbiamo lanciato questa petizione, non solo perché noi comunque favoriamo queste iniziative di partecipazione attiva, ma anche perché effettivamente ci rendiamo conto che ci sono dei problemi gravissimi nelle scuole del nostro comune. Vediamo ogni giorno il sindaco che fa ordinanze di chiusure per vari problemi. Allora, secondo noi è inaccettabile, per questo vogliamo coinvolgere i cittadini, vogliamo coinvolgere anche l'amministrazione comunale proponendo una soluzione concreta. Speriamo che diventi realtà nel più breve tempo possibile.